stata una rivoluzione per queste aree. Parliamo delle pianure tra Milano e Pavia, che pensiamo alla fine del 400 erano ancora in parte paludose, in parte bosco planiziale. Quindi il riso era già noto in Italia, ma era più che altro una pianta e non una coltura. Divenne coltura proprio perché gli Sforza, pensando di bonificare e di valorizzare questa pianta, questa coltura, per dar da mangiare appunto alle popolazioni locali e poi soprattutto per valorizzare una risorsa che era qua in abbondanza ed era l'acqua. Siamo nella zona delle risorgive, l'acqua è sempre abbondante e anche mantiene una certa temperatura d'inverno ed estate. Qua è la zona dove nascono anche le marcite e dove appunto l'acqua è la base dei sistemi colturali che dal 500 in poi fanno la ricchezza delle nostre campagne. Il riso non è una pianta acquatica, il riso è una pianta che proviene da aree tropicali, subtropicali e quindi è una pianta che ama il caldo e si trova molto male quando c'è uno sbalzo termico tra giorno e la notte. Ecco perché l'acqua, noi diciamo da un punto di vista agronomico, ha un ruolo, quello del volano termico, cioè attenua gli sbalzi di temperatura. Quindi il binomio acqua-riso in Italia, siamo al 45esimo parallelo, quindi siamo proprio a una estrema latitudine per quanto riguarda appunto questa coltura si è adattata molto bene grazie all'acqua. La risaia quindi oggi è un sistema colturale che viene detto da un punto di vista agronomico è mantenuto in sommersione, sommersione continua. Gli agricoltori però che cosa fanno? Per diserbare, per distribuire concimi, ma anche per ossigenare il campo e quindi dare anche una, diciamo, a un certo momento del ciclo, in fase anche precoce, riuscire ad aiutare l'apparato radicale in momenti in cui c'è bisogno di ossigenare, ecco, fanno le cosiddette asciutte, drenano la risaia quasi completamente, comunque in una situazione di saturazione e sottosaturazione. In questo momento la fauna, la flora acquatica hanno sicuramente un impatto forte. L'agricoltore non può rinunciare o spesso fa fatica a rinunciare a questa sua pratica anche perché perderebbe di efficienza d'uso dei fattori produttivi come appunto possono essere concimi o parte di diserbanti. E quindi si trattava di evitare che la risaia continuasse ad essere appunto quella che viene detto una trappola. Una trappola ecologica è un ambiente che si trova in una condizione tale da mandare segnali ad animali, per esempio, i quali leggono le condizioni come idonee, ma poi queste condizioni vengono a cessare. Nel caso delle risaie, sono trappole ecologiche per una moltitudine di organismi anfibi. Pensiamo alle rane, alle reganelle, alle libellule, che nella fase di allagamento percepiscono la risaia come una zona umida, entrano in acqua, depongono le uova e poi si allontanano. Dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, però, quella zona umida artificiale viene asciugata. Tutti i prodotti della riproduzione, quindi le uova, le larve, vengono perse. E questo sicuramente è una delle cause principali di perdita di biodiversità in risaia, insieme ad alcuni trattamenti insetticidi che talvolta vengono eseguiti per contrastare specie di insetti o altri organismi che danneggiano il riso. La nostra idea è quella di mantenere una idoneità delle vasche di risaia mantenendo una riserva d'acqua per fare in modo che durante il periodo di asciutta della risaia stessa gli organismi acquatici invece di morire disseccati possano sopravvivere in zone umide laterali che siano esse canali oppure piccole zone umide a margine delle risaie. Questo è il primo oggetto della nostra sperimentazione e i risultati sono molto interessanti. Il
progetto Corinat ha lo scopo di sperimentare la possibilità di coltivare il riso in pianura padana utilizzando delle tecniche che abbiano un significato agronomico ma che al tempo stesso producono dei risultati benefici per la biodiversità, cioè per la pluralità delle forme di vita che possiamo incontrare in questi ambienti artificiali che in qualche modo surrogano nelle funzioni ecologiche le zone umide naturali, zone umide che sono in gran parte state bonificate nei secoli passati proprio per far posto a coltivazioni. Questo progetto, promosso e finanziato dalla Regione Lombardia, partecipano diversi partner, le università di Pavia, di Milano Bicocca e di Milano Statale e due aziende agricole, la Cadenazza e la Darsena, delle province di Pavia e di Milano. Nei 3 anni di sperimentazione sono stati verificati gli effetti di 3 diverse pratiche agronomiche. La prima è la gestione del ciclo idrico nelle risaie, la seconda pratica riguarda il tipo di gestione della vegetazione sugli argini e la terza pratica, gli effetti della sommersione delle stoppie nel corso dell'inverno. Il tema della gestione del ciclo idrico in risaia durante la fase di coltivazione, in primavera e estate, è uno dei temi principali per quanto riguarda l'innovazione da introdurre nel ciclo di coltivazione di questo cereale importante. In passato le risaie venivano allagate in aprile e venivano mantenute sommerse fino quasi al momento della trebbiatura. In questa maniera le risaie veramente ospitavano delle comunità di vertebrati e invertebrati molto simili a quelle riscontrabili in zone umide vicine. I diserbi, cioè l'eliminazione delle piante che entravano in competizione con le piante di riso, venivano fatte anticamente a mano, attraverso le mondine, in epoche più recenti utilizzando dei diserbanti chimici, diserbanti che però avevano un livello di tossicità molto elevato. In epoche più recenti si è diffusa invece una nuova tecnica che prevede il trattamento con diserbi quando la risaia viene asciugata. Pertanto, dopo le prime sommersioni, le risaie vengono asciugate più volte, la prima volta per favorire il radicamento della pianta e poi le asciutte successive hanno lo scopo di predisporre la campagna al trattamento con diserbi effettuati con molecole che hanno l'effetto di disseccare, di eliminare le piante competitrici senza danneggiare il riso. Uno dei vantaggi di queste molecole è che sono molto meno persistenti nell'ambiente e complessivamente hanno un effetto tossico meno rilevante rispetto a quelle, diciamo così, del passato. Le vasche delle risaie sono separate fra di loro da arginelli molto stretti che di solito vengono puliti con delle trinciature meccaniche oppure con dei trattamenti erbicidi. In questo modo gli argini sono nudi e sono poco adatti a ospitare delle comunità animali di qualche interesse naturalistico. Noi stiamo sperimentando l'efficacia del mantenimento della vegetazione naturale spontanea nel consentire la sopravvivenza di forme di vita più diversificate. Noi abbiamo provato a confrontare argini diserbati e argini non diserbati
misurando gli effetti del mantenimento della copertura vegetale formata da specie spontanee su alcuni indicatori delle famiglie di coleotteri come i carabidi o gli stafilinidi o come alcuni gruppi di ragni. Abbiamo quindi confrontato argini trattati o non trattati con diserbante e i risultati sono di un certo interesse. Una cosa importante è cercare anche di recuperare alcune specie una volta assai diffuse nella pianura padana e che sono scomparse insieme alla scomparsa dei loro habitat. E quindi recuperare queste specie vuol dire cercare di reintrodurle in un ambiente reso atto alla loro sopravvivenza. In particolare noi abbiamo effettuato analisi su due specie principali, l'Isoetes malinverniana, che è una specie a rischio di estinzione in pianura padana, e sull'Eucoium estivum, una specie un tempo comune che adesso si sta rifacendo molto. L'importanza delle analisi genetiche su queste popolazioni è dovuta al fatto che da una parte si riesce a capire qual è lo stato di conservazione di queste popolazioni, dall'altra parte in questo modo siamo in grado di valutare quale popolazione o quali popolazioni mantengono una diversità genetica peculiare della specie in questione. In questo modo saremo in grado di scegliere opportunamente la o le popolazioni che probabilmente saranno quelle in grado di adattarsi meglio dopo essere state conservate nelle banche del germoplasma all'ambiente nel quale si vuole effettuare la reintroduzione. Qui siamo nella banca dei semi della Regione Lombardia, che ha sede presso l'Università degli Studi di Pavia. E il nostro compito è quello di conservare le specie spontanee, autoctone, cioè native, della flora regionale. Specificamente cosa facciamo? Noi raccogliamo i semi in campo, in natura, di queste piante e li portiamo qui dentro, dove vengono lavorati e trattati in maniera speciale. Vengono puliti, quindi vengono disidratati e alla fine congelati. In questo modo abbiamo la possibilità di aumentare la loro vita da pochi anni a decine fino a centinaia di anni. Questo permette poi di utilizzare questi semi nel momento in cui vogliamo per progetti di conservazione, per esempio reintrodurre una pianta che si è estinta, piuttosto che di uso per progetti di rivegetazione, valorizzazione ambientale, come nel caso di Corinat. In Corinat noi ci occupiamo di riportare nelle risaie delle piante che sono diventate rare o piuttosto si sono estinte con l'uso dei diserbanti negli ultimi 30 anni. Un esempio tra questi è proprio il Leucoium estivum che abbiamo qui oggi in lavorazione, che è una pianta bulbosa di una famiglia, le Amaryllidaceae, molto simile alla cipolla. Questi sono i frutti e da cui noi estraiamo i semi. Questi semi poi vengono riprodotti qui all'Orto Botanico dell'Università di Pavia e le piantine immesse sperimentalmente nel progetto di Corinat.
Perché facciamo questa operazione? Appunto perché nella risaia sono poche le piante di valore conservazionistico, quelle rare, che crescono spontaneamente. Quindi la nostra idea nel progetto è stata quella di riportare queste piante. Per esempio, oltre al Leucoium estivum, il campanellino estivum, alcune felci, tre felci in particolare, una è il quadrifoglio d'acqua, che si può ritenere una pianta quasi estinta in Lombardia e in Italia, mentre una volta era molto comune nelle risaie. Altre felci sono l'Osmunda regalis o felce florida, che è una pianta bellissima, ormai anche questa molto rara, e la Telipteris palustris. In più altre sette piante, tra cui l'iris pseudacorus, che è quel bel iris giallo che si vede ogni tanto lungo i fossi, la menta acquatica e via dicendo. Una delle operazioni a cui sottoponiamo i semi è il cut test. In pratica prendiamo un seme all'interno del nostro campione e lo sezioniamo a metà sotto al microscopio. In questo modo possiamo vedere se l'embrione all'interno del seme effettivamente esiste, si è sviluppato, è vitale e anche se ha completato la sua formazione. In quanto poi questi semi verranno messi nella camera di disidratazione e quindi congelati. Di nuovo, quando poi estraiamo i campioni dai freezer, rifacciamo questo test per vedere se l'embrione è sopravvissuto al trattamento di congelamento. Questi stessi semi vengono, per ulteriore sicurezza, sottoposti a dei test di germinazione. Doppie del riso, ossia la distesa di steli rimasti dopo la trebbiatura, vengono di solito o erpicati subito dopo il raccolto oppure lasciate in campo fino alla primavera successiva. Abbiamo sperimentato una tecnica di gestione particolare che prevede la sommersione delle stoppie stesse nel periodo invernale. L'anno successivo la campagna è più fertile e ha una necessità di concimi inferiore. Con la nostra sperimentazione abbiamo anche verificato che la sommersione invernale delle stoppie ha un effetto sulla frequentazione successiva degli uccelli limicoli. Nella primavera successiva i campi che erano stati sommersi nel corso dell'inverno sono molto più frequentati e questo è da mettere in relazione a una maggior concentrazione di invertebrati del suolo e probabilmente a una penetrabilità del suolo stesso migliore che consente quindi al becco di questi uccelli di lavorare meglio durante la ricerca delle prede. Inoltre la sommersione invernale delle stoppie consente di mettere a disposizione degli uccelli acquatici della zona una superficie allagata, cospicua, e quindi di fornire rifugi aggiuntivi e zone di foraggiamento aggiuntivo rispetto alle poche aree umide naturali rimaste nel territorio. Questa era la nostra ipotesi che avevamo la necessità di verificare e i risultati del progetto Corinat l'hanno confermata in pieno.
Quindi l'idea di Corinat e del progetto è stata proprio questa, cioè mantenere il più possibile il sistema culturale, mantenere per l'agricoltore quello che erano le sue abitudini, una tradizione direi, un sistema agronomico consolidato nel tempo. E quindi l'idea è stata proprio questa, creare un canale all'interno della Camera di Risaia che potesse essere invece un rifugio all'interno del sistema stesso. È chiaro che da un punto di vista agronomico bisognava anche rispondere agli agricoltori. Qual è la prima domanda che può fare un agricoltore? Bene, io lo faccio e lo faccio anche volentieri perché capisco che possono essere salvati molte specie utili anche alla stessa agricoltura, però dobbiamo capire se ci sono dei riflessi negativi, dei danni dovuti alla presenza di questo canale interno alla risaia. E quindi ecco, l'apporto degli agronomi è stato proprio questo ed è questo, cioè continuare a fare monitoraggio all'interno della risaia dalla semina fino alla raccolta per stabilire se appunto la produzione può essere danneggiata da una diversa infestazione, quindi una diversa presenza di piante avventizie oppure una maggiore presenza di funghi o una diversa presenza appunto di flora e fauna ma negativi e dannosi al riso. Siamo arrivati ormai al terzo anno del progetto. Noi che cosa facciamo? Facciamo rilievi, monitoraggio e campioni anche di riso e cerchiamo di definire le cosiddette componenti della produzione, cioè il numero di piante a metro quadrato, il numero di pannocchie per pianta, il numero di cariossidi per pannocchia e il peso della singola cariosside. Quindi in pratica riuscire a stabilire se uno di questi componenti ha delle conseguenze negative dovute appunto alla presenza di questa fossa. Dai nostri rilievi potremo concludere che il riso, da un punto di vista produttivo, agronomico, sia per gli aspetti quantitativi e per gli aspetti qualitativi non ha conseguenze negative, quindi saranno soltanto i costi vivi della preparazione di questa fossa e della manutenzione di questo canale che rappresenteranno appunto il costo, unico costo che l'agricoltore deve affrontare.